Stai cercando crediti per FIFA 17 a basso prezzo e in maniera molto veloce? Allora parliamo la stessa lingua. IG Vault è il sito giusto per te. Trovi il link e codice sconto qui sotto in descrizione. Mi conoscete ed è difficile che io inizi un video, soprattutto della carriera, in questo modo. Ma questa volta devo togliermi qualche sassolino dalla scarpa e devo darvi qualche notizia, qualche informazione. Non è possibile che tutte le volte che inizio una carriera o una nuova stagione della stessa carriera debba ricevere critiche ingiustificate e inutili. Io accetto sempre, sempre, sempre le critiche, se costruttive. Accetto i consigli, perché non sono perfetto e sicuramente non lo sarò. Ma le offese e le critiche sparate così tanto per scrivere qualcosa mi danno fastidio. Se non vi piace la mia carriera, se la trovate irrealistica, se vedete che ho fatto un brutto mercato, prendete e andate via. Io voglio solamente persone che mi seguono perché si divertono a vedere queste cose. Gioca campione, non una leggenda? Non mi interessa. Faccio una carriera irrealistica? Non mi interessa. Questo è il mio modo di fare la carriera. Se vi va bene, bene, se non vi va bene, andate. Non voglio essere scurrile, ma come direbbe Ligabue, non mi rompete i coglioni, perché io non li rompo a voi e voi non dovete romperli a me. Scusate per questo breve incipit, ma mi ci voleva, perché sennò scoppio. E adesso iniziamo la carriera, perché dobbiamo divertirci. Ragazzi, siamo a punteggio pieno dopo le prime due partite e quindi assolutamente andiamo a giocare una nuova partita che ci permetterà di guadagnare punti preziosi. Spero, nel dubbio mi tocco. Come potete vedere faccio anche l'allenamento, solo che molte volte lo taglio o alcune settimane me lo dimentico, però lo faccio. De Sciglio vuole discutere del suo ingaggio e direi che possiamo farlo assolutamente, perché comunque De Sciglio è uno dei giocatori titolari della squadra. Quindi andiamo a cercare il nostro Mattia preferito e andiamo a offrirgli un nuovo contratto, vediamo che cosa vuole. 60.000 a settimana per aggiungere 0 anni? Com'è possibile 0 anni? No, aggiungiamo un anno almeno. Se no, anche te, fuori dai coglioni. Toselli, il più richiesto, ci vogliono tutti, attenzione perché c'è l'Udinese e poi subito l'Atletico Madrid, che penso essere una partita di Champions. Il Canada non lo vogliamo allenare, De Sciglio ha accettato e Caldara vorrebbe giocare, attenzione. E ovviamente dal primo minuto Caldara non posso farti partire, ma sicuramente ti farò entrare al posto di Romagnoli, o addirittura potremmo metterci a tre, possiamo inventarci qualcosa del genere. Quindi Gonzalo, questa partita te la fai in tribuna perché Caldara vuole giocare e se non ti impegni a gennaio anche te... fuori dai coglioni. Partita carica questo Udinese con Widmer che va sul fondo, vuole provare il cross, la mette all'indietro, Tero la prende in qualche modo e allontaniamo con Pellegrini e possiamo ripartire con Marco Piazza dietro le punte, il suo nuovo ruolo, dato che comunque Piazza è nostro per il diritto di riscatto. Berardi vuol far andare, non sa, vede il taglio dei giocatori, prova a servire Piazza dietro la difesa, Piazza la ruba Danilo, ancora Piazza, la vuole mettere dietro per Berardi, cade Piazza, niente rigore però. Mattiello vede Piazza che la chiama sulla sinistra, il suo ruolo ideale, e Piazza se la porta avanti con la testa, è partito il carro armato Piazza insieme al carro armato, non sa, ancora Piazza vuole andare da Belotti, poi Piazza tira, Dio, fuori di niente, cazzo l'avevo vista dentrissimo. Stularo va a saltare, lo fa molto bene, la prende Piazza, ancora Berardi e poi ancora Piazza, adesso parte Pellegrini, attenzione perché Lorenzo il Magnifico vuole andare e vuole andare ancora dentro la Piazza, perché abbiamo visto che è in forma, ha tantissima gamba, ancora Piazza però non riesce mai a mettere il pallone per i compagni. Piazza non te lo dico neanche, anche te fuori dai coglioni, non ce la faccio. Non sa con il tacco a cercare Sturaro che verticalizza su Belotti, attenzione c'è Piazza, Berardi può partire, è largo perché è rimasto a terra il giocatore dell'Udinese, noi comunque giochiamo perché l'arbitro non ha fischiato, la mettiamo per Belotti, ancora lì Belotti non riesce a prenderla. Piazza dentro a Berardi, Berardi di prima a cercare Piazza, bellissimo triangolo e poi dentro per il Gallo che non riesce a stopparla. Però ragazzi stiamo macinando gioco. Piazza, ancora Berardi, sempre Berardi, vuole andare da Piazza, questa volta è buona invece. Guardate che miracolo di difensore dell'Udinese. Attenzione, questa volta è partito Piazza e non la darà così facilmente se non ha un compagno smarcatissimo come De Sciglio. De Sciglio, fresco di rinnovo, prova a saltarlo. Sturaro può amministrare, poi De Sciglio è partito, Sturaro gliela dà molto bene, ancora De Sciglio, vuole andare sul fondo, ma Armero, ehi, non si può passare Armero. Guardate adesso Armero prova addirittura a spingere la manovra offensiva, ma che cosa sta facendo? E Armero e Cristiano Ronaldo, ancora Armero, sempre Armero, adesso stiamo esagerando, eh. Belotti a cercare Berardi, attenzione Berardi, mamma mia che buco della difesa, per fortuna un errore dell'Udinese, il tiro di Berardi e c'è il gol, e c'è il gol di Mimmo, quando sbagliano non sbagliamo noi, mamma mia che bello, 1-0, gol del capitano, gol di Mimmo, gliel'ha data Belotti, cosa ha fatto Terò, Ertò, è caduto Ertò per terra e non possiamo sbagliare con Berardi sul mancino, non si può proprio, 1-0 Sassuolo sull'Udinese, ragazzi siamo capolista, non la perdiamo più.
Eccola, la gufata, la vedo, sta arrivando. Armero, ancora lui, l'uomo più forte dell'Udinese a quanto pare. Donnarumma, che cosa fai? Perché non trattieni la palla lì? Che sfiga, per fortuna è che c'è Gigio. Però, cazzo, non può Armero fare il fenomeno sempre. Poi loro con il primo tiro ormai ci fanno gol immediatamente, eh. Proprio subito, così, senza neanche discuterne. Sturaro, può far ripartire Berardi, che la stoppa. Può saltarlo Berardi, ancora Berardi, serve Belotti. Belotti, 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 sempre Belotti. Piazza si stacca, Belotti prova a dargli sulla corsa, che è il suo movimento migliore. Piazza, ancora Piazza, ancora Piazza, sempre in area, però Piazza la perde, non la sa proteggere. Finisce qui 1-0 il primo tempo, ma ci siamo noi. Direi però di fare subito un cambio e di togliere Pellegrini, che non mi è piaciuto tantissimo, e di inserire Diawara, così Sturaro può fare finalmente la mezzala. Poi Piazza è abbastanza stanco, gli abbiamo fatto fare delle belle sgroppate e quindi proviamo a passare davvero alla difesa 3 per mantenere il risultato. Allora Caldara, preparati, perché questa è una responsabilità incredibile, eh? Entri per provare a proteggere il risultato in una partita importante, quindi fatti valere. Widmer dalla bandierina la mette dentro a Don Sa, proviamo a metterla fuori. Possiamo ripartire con Mattiello, ancora Mattiello, vede Sturaro che si è inserito, si propone Sturaro, ancora lui, Belotti prova a uscire dal fuorigioco, fa il contromovimento, ma ancora una volta Armero è il più forte di tutti. E poi attenzione perché Belotti ruba la palla. Belotti, 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 no, l'hai sbagliata, l'ha presa Carnedis. Dai Gallo, questi lì non li puoi sbagliare proprio te. Belotti si appoggia subito così a Berardi, che può ripartire, sfidare il difensore in velocità, tanto Danilo più lento, ancora Berardi, entrato in area sul sinistro, Berardi, il tiro, non ci credo, non ci credo. Mimmo, ce l'hai sul mancino, fai gol. Ovviamente deve uscire Romagnoli perché Caldara è appena entrato, e facciamo entrare Ariel Robben. Dai ragazzi, dobbiamo giocarcela in contropiede, tanto l'Udinese è scoperta. Berardi dentro così, attenzione, ancora Berardi che va da Robben di prima, e poi Robben dà un pallone d'oro a Diawara. Diawara prova a restituirglielo, ma Diawara non riesce mai a giocare con noi bene. Belotti, 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 ancora Belotti, cerca di tenerla. Vai Gallo, vai Gallo, non mi deludere te, che hai già sbagliato un gol, non da te. Diawara, Berardi, ci appoggiamo. Don Sai, adesso allarghiamo il gioco e possiamo andare con Robben che si inserisce dietro la difesa. Non riescono a marcarlo Ariel Robben. Ariel Robben è il più forte di tutti. Ancora Robben, è entrato in area, la vuol mettere per Don Sa, è il tiro, e la chiude Don Sa all'82esimo. Ma questo gol è tutto dedicato ad una sola persona, ad un giocatore che ha deciso di passare dal Bayern Monaco al nostro Sassuolo, perché crede nel progetto, crede nella squadra, crede nei tifosi, crede in me. Ed è questo qui, col 25, è Ariel Robben. Guardatelo come danza, come vede Don Sa, è un fuoriclasse. Per fortuna l'abbiamo chiusa e probabilmente la portiamo a casa. Probabilmente. Finisce qui ragazzi, 2-0, e portiamo a casa altri 3 punti importantissimi. E sicuramente un Robben fresco che entra contro gli avversari stanchi farà male in stagione. E dato che giochiamo alla Champions, non ho ancora guardato il girone, sarebbe importante darci un occhio. Atletico Madrid, Tottenham e Lokomotiv Mosca. Poteva sicuramente andarci meglio, perché non è che è proprio facilissimo. Però a sorpresa vorrei partire con un po' di turnover. Voglio provare la coppia Muriel e Niang, perché secondo me può fare malissimo con Kishina dietro. Perché il calendario dice Napoli alla prossima partita, e quindi dobbiamo tenere delle forze fresche anche per il campionato. Sono emozionatissimo perché questo è il mio esordio in Champions League. Non l'ho mai giocata. Il primo anno con la Samp non c'era l'Europa. Il secondo anno abbiamo vinto l'Europa League, l'anno scorso con il Sassuolo ho giocato in Europa League venendo eliminato praticamente subito, e quindi questa è la mia prima partita in Champions in carriera allenatore, e fa uno strano effetto perché giochiamo contro una squadra che negli ultimi anni in finale ci arriva spesso e volentieri. Poi perde con Real Madrid, ma questa è un'altra storia. Credo in voi, credo in tutti voi dal primo all'ultimo. Attenzione perché Griezmann la sposta così, oddio! Cosa stava per fare Griezmann? E poi De Sciglio, ancora De Sciglio, si riappoggia a Muriel. Muriel con il tacco a cercare Kishina. Pellegrini, Niang, ancora Pellegrini che vuole entrare in area. Pellegrini, sempre lui, vuole servire Niang. Niang, lo stop e il tiro che non gli è venuto fuori. Kishina, dopo aver preso la palla direttamente dalla difesa. Niang, Muriel di prima. Che intenzione di Muriel. Kishina, la para Oblak. Kishina recupera un gran pallone, prova a servire Muriel. Attenzione, Muriel adesso ha tutto il tempo e lo spazio del mondo per andare in porta. Muriel, la para ancora Oblak. La prende Niang, siamo ancora qui, la proviamo a mettere dentro. Don Sa ancora, e poi Muriel è lì a porta vuota. Non ci credo. Oblak ha fatto due parate da manicomio e Muriel da due passi a porta vuota. Non è riuscito a trovare il gol, ma che cannonata di Don Sa, che parata di Oblak. Pellegrini prova a dare la palla a Muriel, questa volta la palla passa, ancora Muriel che la porta. Attenzione perché c'è Niang, ma Muriel, ma che palle stai dando? Non sono ste cannonate. E credo giunta l'ora di cambiare Muriel perché non ha fatto proprio benissimo, eh. Facciamo entrare Ariel Robben fresco da matti. Ancora Niang, dentro per Diawara che si propone, e poi davanti c'è proprio Diawara perché prima era Don Sa, non li riconosco più, e poi si cercano i due. Don Sa,
dentro a cercare Niang, che prova subito a cercare un altro compagno per chiedere 1-2, ma gli spazi sono strettissimi perché l'Atletico copre bene e poi riparte in contropiede con gli esterni, con Griezmann, con tutti i giocatori più forti che ha, come Gaimero, che lo porta sull'1-0 dopo un primo tempo giocato bene ad alti livelli per noi. È l'Atletico che ci buca, ci punisce. Giocata di Griezmann, dentro per Gaimero, non sbaglia. In questo momento serve il Gallo Belotti e anche Mimmo Berardi. Quindi facciamo un cambio tridente, assurdo e allucinante, perché dobbiamo spingere sull'acceleratore. Dai Robben, te che hai esperienza, la Champions l'hai vinta, prova il tiro da lì Robben! Oddio, che fucilata ha tirato! C'era però fallo su Ariel Robben, quindi giocheremo ancora noi, dentro così, e poi ancora Robben di prima Robben! O Black, basta. Vede Robben, questa volta è partito, questa volta non lo prendono perché Robben è più veloce di tutti, Robben ci mette la testa, e Robben conquista questa palla, contro Filipe Luis, contro i giocatori più forti, e poi Robben va, che cross ha messo Robben! L'ha parata ancora! Ma cosa fa Oblak? Robben ha fatto tutto benissimo. Oblak è insuperabile. Ancora Robben per Don Sa, si trovano. E poi guardate che cosa succede. Robben dalla bandierina. Deve mettere un gran pallone dove può arrivarci Berardi, che non è un saltatore. Allora ci arriviamo ancora noi con Calabria che la stoppa e poi Griezmann gliela porta via. La riprende Romagnoli con il tacco, ma non è sufficiente per rinnescare ancora una manovra d'attacco. Rugani deve pressare, deve riuscire a prendere il pallone e ce la fa. E Rugani si propone e poi a due piedi a roncola come i miei. La recupera Robben, ancora Rugani, dentro, Berardi, va da Belotti, il Gallo, ancora il Gallo, il Gallo, il Gallo. E c'è il gol del Gallo, e c'è il primo gol in Champions League. E lo segna il Gallo Belotti, lo segna il Gallo e ce lo meritiamo. Abbiamo praticamente attaccato solo noi, e non arrivava, Oblak ne parava tutte, ma il Gallo, e guardateli Robben e Berardi che lo vanno ad abbracciare, il Gallo è quello che sa fare gol, il Gallo è quello che non delude nei big match, non poteva deludermi neanche in Champions League, guardate la freddezza dell'attaccante, Rugani ha fatto un lavoro incredibile, e poi Belotti va via di fisico, di prepotenza, di cattiveria, e insacca alle spalle di Oblak, questa volta non la può prendere, e adesso ragazzi voglio il 2-1, io voglio la vittoria. Ancora Robben che fa il terzino, addirittura va a recuperare questa palla incredibile. Don Sa verticalizza a cercare Belotti. Ancora Belotti, sempre Belotti. E poi va da Robben che si sta facendo tutta la fascia. Non molla un centimetro Arien. Don Sa si appoggia così a Diawara. È quasi finita la partita, ma c'è ancora spazio per un'ultima azione. Attenzione perché Robben si vuole buttare dentro. Ancora Arien, sempre Arien. Vuole andare da Berardi. Lo trova Berardi in aria. Il tiro col destro. Berardi, c'è il destro che sembra il mio sinistro. Cioè una merda. Ancora Berardi e Robben, sempre loro due, ragazzi, pressiamo per un'ultima possibilità, il Gallo Belotti che ha ridato vitalità, ha pareggiato questa partita che abbiamo giocato ad altissimi livelli, dobbiamo prenderla noi, dobbiamo prenderla, non ci credo, Vietto, ancora Vietto, la mette dentro Rugani, la mette fuori e Diawara può farci ripartire, Pellegrini che ha della gamba, della velocità, va a cercare il Gallo Belotti, l'Atletico tutto in attacco, ancora Belotti contro Godin, Godin ha la meglio ma Belotti la ritocca, ancora loro, ancora Belotti che pressa e Godin che viene fuori da signore del calcio. E finisce qui 1-1 questa partita, ragazzi, mi dispiace tantissimo. All'esordio in Champions non abbiamo vinto, ma un 1-1 con l'Atletico Madrid a Madrid è un risultato da non buttare via. E poi mi pare che i dati parlino chiaro, vero? Come fa ad aver preso solo 7.1 quell'uomo? Lo so Ribery, ma in questo momento non ci servi, sei l'uomo che ci serve meno, ti vendiamo immediatamente. E adesso c'è subito il Napoli, non ci fermiamo mai, sono una squadra dietro l'altra come i nemici in Dragon Ball. Ed è subito big match perché il Napoli è pari a noi, 3 partite giocate, 9 punti, la Juventus insegue con 8 punti in 4 partite, quindi chi vince si prende la vetta e giochiamo in casa. Come al solito, prima di salutarci, salutiamo l'ultimo like su Instagram. Passate in descrizione, social network, link di Braille's e il secondo canale, iscrivetevi dappertutto. Attenzione perché l'ultimo like mirabolante su Instagram è di Enea04. Ciao Enea, grazie per aver messo mi piace alla mia ultima foto.